Seconda giornata nel campionato di A1 il programma parte questa sera con ben tre anticipi di particolare interesse la gara con calcio d'inizio alle 20.30 tra l'Ital Service Pesaro e l'L84 posticipo domenicale per il Napoli che sarà ospite dell'Affel di Eboli, grande avvio per i partenopei capaci di superare con un agevole 6-0 il Cosenza nei primi 40 minuti di campionato partenza con il botto per il pivot Umberto Caruso che all'esordio con la maglia del Napoli ha timbrato due volte il cartellino, nessuna sorpresa dopo il primo turno oltre ai Bianco Celesti hanno risposto presente tutte le favorite per lo scudetto, la Roma, il Genzano, l'L84 ed il Meta Catania, campione in carica. Nel campionato di A2 Elite torna in campo il Cusmolise, girone B davvero equilibrato, almeno nelle primissime battute. Solo la polisportiva Futura è a punteggio pieno con due vittorie. Una squadra che sulla carta non punta al salto di categoria, come detto, i Molisani tornano in campo dopo il turno di sosta previsto da calendario. I Cussini hanno vinto l'esordio di due settimane fa contro il Mascalucia e ora sono attesi dal Giovinazzo. In terra pugliese, domani alle 16, la prima trasferta stagione per Di Stefano e compagni. Un punto in classifica per i padroni di casa Pareggio contro la Tombesi Ortona e sconfitta in terra sicula proprio con il Masca Lucia. Un avversario sicuramente non irresistibile per il Cusmolise che cerca continuità anche lontano dal Palaunimol. Unimol. In un clima di equilibrio totale, la gara di domani rappresenta già uno snodo importante per i ragazzi di San Ginario. È presto per parlare di obiettivi stagionali. Allo stesso tempo va detto che contro il Giovinazzo non è azzardato parlare di sfida salvezza. Certo. Tutte le gare sono un'occasione per muovere la classifica, è altrettanto vero che con le dirette concorrenti i punti in palio valgono il doppio. Concentrazione massima per i giovani Molisani, la gara è alla portata e siamo certi che con la giusta concentrazione il CUS potrà portare a casa un risultato assolutamente positivo.